Buongiorno bambini, come state? Io sto molto bene. Oggi il mio colore è giallo, ma anche un po' rosso. Allora, qual è l'argomento nuovo, l'argomento di oggi? Le figure geometriche. A pagina 148 del nostro libro si parte con il cerchio. Guardate un po' quanti esempi ci fa. Che cos'è questo? È un CD. Benissimo. Che cos'è questo? Il mondo. E che cos'è questo? È un pianeta. Benissimo. Allora, leggiamo la filastrocca. Cerca il cerchio che gira, gira come un disco nel PC. E girando e rigirando, a tutto tondo, il cerchio viaggia per il mondo. Il cerchio suona e canta una musica che incanta. Parla di bolle colorate, di sapone, incantate. La bolla più bella balla e rimbalza come una palla. Arriva nel cerchio di Saturno, il pianeta circondato nel buio notturno da un cerchio di luce gasato. Cerca il cerchio intorno a te, nella casa e in ogni cosa e disegnalo senza posa. E adesso il triangolo. Guardate un po'. Vi dice che il triangolo è un tris di punte, è un tris di bordi, è un tris di angoli. I lati possono essere tutti uguali, possono essere uno diverso e tre diversi. Possono prendere nomi strani. Per adesso ci basterà sapere che il triangolo ha tre lati e tre angoli. Poi più avanti, quando saremo un po' più grandi, impareremo bene tutti i nomi dei triangoli. Se colleghi ai triangoli il loro nome, sarai un vero campione. Il quadrato, vi dice, il quadrato è perfetto, a lui tutto è permesso. Per conoscerlo non puoi sbagliare. Se tocchi i bordi, sono quattro, si chiamano lati e ogni lato è uguale all'altro. Questo lato è uguale a questo, che è uguale a questo, che è uguale a questo. Sono tutti e quattro uguali. E anche gli angoletti. Guardate un po', gli angoli, questi qua, sono tutti uguali. E adesso vediamo il rettangolo. Il rettangolo ha i lati uguali a 2 a 2. Cioè ai lati opposti uguali, questi due e questi due. Vi dice il rettangolo è come una vasca con un rettile che va dritto, in basso da sinistra a destra e in alto da destra a sinistra. Provate un po' a far nuotare questi piccoli rettili. Non si incontrano mai, camminano parallelamente. Lungo i bordi opposti della vasca, lungo i lati opposti e uguali. Quindi questo e questo, e poi andando avanti percorreranno questo lato e questo rettile percorrerà questo lato. Sono uguali a due e due, lo capisce anche un bue. Non confondere i rettangoli con i quadrati, che hanno tutti i lati uguali. Bene bimbi, rileggete poi bene le filastrocche, guardate bene le forme geometriche e poi procediamo con gli esercizi. Tante forme. Queste sono forme geometriche, ci dice il nostro amico Magor, che trovi anche intorno a te. Ognuna di esse ha un nome. Questo è il triangolo, il rettangolo, il quadrato e il cerchio. Osserva e riempi le forme con i colori corrispondenti. Allora, in questo primo esercizio dobbiamo scrivere qui sotto a che cosa è uguale un triangolo. Che cosa vi viene in mente? Proviamo un po' a pensare. Poi il rettangolo. Rettangolo come?
Che cosa vi viene in mente? Quali sono gli oggetti che utilizzate tutti i giorni nella vita quotidiana che possono assomigliare a queste forme geometriche? Il quadrato oppure il cerchio? Come? Allora, la filastrocca vi faceva l'esempio di un CD, del mondo, di una palla, di un pianeta, di una bolla di sapone. A me viene in mente, per esempio, un orologio. Io ho un orologio che ha questa forma, la forma di un cerchio. Bene, passiamo all'esercizio numero 2. Osserva e riempi le forme con i colori corrispondenti. Allora, il triangolo è lilla, quindi colorerò tutti i triangoli con il colore lilla e andiamo avanti così. E siamo arrivati agli ultimi esercizi, quelli di pagina 155. Osserva il disegno e rispondi. Guardate che bel disegno! Ecco qua ci sono un po' di figure. Quanti triangoli vedi? Contiamo bene i triangoli. Quanti rettangoli vedi? Quanti quadrati vedi? Quanti cerchi vedi? Mi raccomando, contateli bene e osservate bene. Ricordatevi la definizione di ogni figura che potete trovare all'interno della filastrocca che abbiamo letto all'inizio. Esercizio numero 2. Scrivi le coordinate di ogni figura. Quindi il cerchio dove si trova, ormai siete bravissimi con le coordinate, e andate a riempire questo spazio con le coordinate esatte. E poi c'è l'ultimo esercizio, traccia il percorso che Magor fa per tornare a casa. Questo è un percorso che dovete tracciare. Va bene, bimbi, io vi saluto, un abbraccio virtuale, ciao!